lascio nel prossimo autunno-inverno, una donna austera, ma mai troppo fredda, non troppo algida, è sempre in qualche modo dolce, ha un modo per emozionarsi, ecco, è capace di emozionarsi e soprattutto di capire l'arte, quindi qualcosa che è legato alla sensibilità umana. L'ispirazione è legata ad un artista cecoslovacco contemporaneo che lavora molto con, crea delle forme e poi le fa rielaborare dalle api, per cui creano degli alveari su queste forme. Mi piaceva molto l'idea dell'alveare come qualcosa di molto leggero, ma geometrico al tempo stesso, e che si andasse a posare sui capi, appunto, in maniera, non so, con le stampe, in micro, in macro, sia sui tuil di seta, quindi sulle camicette, sulle chemisette, che anche sui cappotti double. E non solo, magari nei tessuti un po' maschili o anche nelle lavorazioni un po' punto smock, per cui i ricami. Mi piaceva molto l'idea di mettere anche dei colori mielosi, ecco, legati a quel mondo animale, tra virgolette, che lo trovo anche molto vicino, cioè il lavoro meticoloso delle api lo trovo anche molto vicino a quello meticoloso delle nostre sarte che lavorano i capi di qualità. Richiami agli anni 70 con le linee prevalentemente, poi sono state assolutamente rivisitate, ecco, in chiave contemporanea. Gli accessori, avevamo delle scarpe con tacco portabile questa volta, non troppo alte, tutte décolleté con le frange un po' anni 70 o lo stivale, mentre per le borse avevamo delle piccole pochette in raso o anche delle maxi borse con degli intagli in cavallino colorate, diciamo, in maniera naturale. Ecco. Poi avevamo dei turbanti e nei tessuti di collezione che rimandavano sempre a questa donna molto alta, un po' austera, e delle collanine un po' che andavano a ironizzare, anche a creare un po' di ironia sull'insieme della donna.